Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Giovedì 31 marzo 2022, San Beniamino, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. I casi di cittadini positivi al Covid-19 nella nostra città salgono a 490. Secondo l'ultimo report dell'ASL alla data del 27 di marzo. Nei comuni vicinori si registrano 727 casi a Fasano, 315 a Carovigno, 228 a San Vito dei Normanni, 200 a Cisternino e 205 a Celje Messapica. Il dottor Gigio Zingarelli, comandante della Polizia Locale del Comune di Martina Franca, con apposita convenzione redatta dalla Commissione straordinaria, sarà il nuovo dirigente a scavalco della Polizia Locale nella nostra città per 3 mesi. Nel pomeriggio alle 18 presso l'auditorium della Biblioteca Comunale, presentazione del libro Gli anni del silenzio di Doriana Pace, curato dal Presidio Libera di Ostuni, la cui referente Isa Zizza porgerà un indirizzo di saluto. Interverranno l'autrice e il dottor Ferdinando Sallustio. L'avvocato Gian Michele Pavone coordinerà l'evento. La Giunta regionale, con apposita delibera, ha stabilito che per i prossimi 2 anni non si pagherà il ticket per tutte le analisi specialistiche, ivi comprese la somministrazione di anticorpi monoclonali dei pazienti che hanno avuto infezioni provocate dal Covid. Il noto Circus Atmosphere, presente presso il Foro Boario, vi aspetta quest'oggi alle 17, unico spettacolo con animali olografici e valenti acrobati, ballerini, pattinatori, maghi e clown. Time Out è il tema della quarta puntata di Generazione Z, il nuovo programma radiofonico del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ostuni, in onda questo pomeriggio alle 16.30 su Radio Ostuni. Flavio, Luciano e Andrea saranno i 3 ospiti che ci parleranno dell'importanza e dei benefici dello sport per i ragazzi della loro età. Il bollettino di ieri registra 7.683 contagi in Puglia e 12 decessi, nonché 727 casi Covid nella nostra provincia, mentre presso il nostro ospedale Covid sono ricoverati 9 pazienti in pneumologia e 13 in medicina interna. Si è spento Cataldo Boccuni. La celebrazione esequiale oggi alle 10 nella parrocchia di Maria Santissima Annunziata. Sentite condoglianze ai familiari. La farmacia Denitto effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, annuvolamenti a tratti compatti e precipitazioni sparse. Temperature in temporaneo e sensibile aumento. Venti tesi di scirocco con raffiche di 60-70 km orari. Mari molto mossi. Citazione odierna: essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste. Grazie per aver scelto la nostra informazione.